Allora, la cosa è andata così. Il denaro o la tessera? Io sono quasi arrivato alla fiera del Vape Italy. La ragazza che gestisce il Vape Italy mi ha detto: ma tu per caso c'è questo party post Vape Italy alle 17? Vuoi venire? Le ho detto: ma sì, perché no? E mi ha detto: ma sei da solo o hai un'accompagnatrice, un accompagnatore, qualcuno che ti accompagna, no? E io ho detto: allora, io ho un accompagnatore. E mi ha detto: ah, va bene, mi puoi dare nome e cognome? Niente, visto che io ho fatto tutto il viaggio di andata e di ritorno sempre con la stessa persona, il mio accompagnatore è lui. Ciao, è molto bello essere qui con te, ma devo mettere la cintura perché abbiamo appena passato il casello, la signorina del casello ci ha salutati d'altra parte e devo riaprire gli specchietti perché li avevo chiusi. Adesso devo seguire attentamente le indicazioni del navigatore, che tra l'altro, detto così per... mantieni la sinistra per continuare su Viale delle Nazioni. Vedi? E che tra l'altro Sasha odia questa voce. Lui quando mette il navigatore toglie la voce, sta attento allo schermo, si distrae dalla guida. Sì, 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 sempre. Sempre. E io invece la tengo perché, sai, poi, vabbè, in autostrada tant'è, ma quando si va in città, e allora magari città che non conosco, via coso, via quello, no. E quindi ciao a tutti, che bello. Benvenuti al mio video vlog del Vape Italy. Noi abbiamo parlato per tutto il viaggio di tabaccosi, cioè noi parliamo solo, più che altro parliamo di Kentucky e l'attacchia. Ci siamo asciugati a parlare solo di queste cose, come del resto succede ogni volta che ci incontriamo, perché noi ci incontriamo anche per altri eventi, ma parliamo solo di quello. ND filter on. Adesso sì. Adesso è un'altra storia. Adesso sì. Ciao, siamo entrati, lui è il mio amico Andrea. Guardate come è vestito bene, al contrario di me che sono una schifezza. Stiamo entrando al Vape Italy. È ancora tutto molto tranquillo, anche perché la gente arriva alle 10 e noi siamo molto molto mattutini. Abbiamo anche il maestro Sebastian che mi ha accompagnato, il mio accompagnatore che vi ho fatto vedere prima, è bellissimo. Ah, buongiorno, è bello, voi siete belli, grazie, buongiorno. C'è odore alla brace che è buffo sentirlo a quest'ora. Di prima mattina, sì. Di prima mattina. È un po' strano sentirlo di prima mattina. Sì, anche perché abbiamo appena fatto colazione, quindi. Sì. Musica bella, vediamo che cosa c'è all'interno. Adesso vi farò il classico giro prima della fiera. Così si sente quello che dico, non devo urlare, non c'è la gente, le cose. Volevo presentarvi grosso modo il nostro team di The Vaping Gentleman Club. C'è Pierone che mi sta caricando le bogs. Sì, è partito male. Con le 21700. Il nostro team di dementi. Il nostro team di... no, sia mai. Poi abbiamo oggi anche... dai, per favore, Paolo Carnevali, che è sempre molto presente, sempre molto organizzato, una bella persona. Ciao, ciao, puoi parlare, puoi dire quello che vuoi, qua siamo liberi. Poi vabbè, abbiamo sempre il maestro. E gli metti la giacca, abbiamo... la poi c'aveva i capelli così, poi aveva le manazze, Lista aveva delle mani enormi, Franz List. Poi abbiamo i ragazzi innamorati di Dicodes. Lei è Claudia? Sì, sono ragazzi in love, questo è favoloso, è meraviglioso, marvelous, you are, and poi vabbè, lui è il capo, forse però la persona più capa è il Renno, che ci segue da sempre. Bella raga, vi seguo da sempre. No, tu sei sempre stato qua e tu sei veramente una colonna portante. Sì, sono 4 anni che sono qua in fiera, mi accudiscono, mi danno da mangiare, mi trattano bene. A Natale ti mettono in un'altra fiera per farti fare le vacanze. Sì, ma solo a Natale. Solo a Natale? Solo a Natale. Ferragosto qua. Poi abbiamo Sara, la nostra organizzatrice, là. Volevo farvi vedere solo una cosa, la cosa che secondo me ho visto più figa che c'è in questa fiera, questa.
questa è bella, in realtà io la voglio, questa è la nuova box di Dicodes, la metto via perché mi guardano male. E poi come sempre vi faccio il mio giro nella fiera in ciabatte, perché a sto giro ho deciso di mettere le ciabatte, vedete? Ad esempio guardate com'è stiloso questo stand di Black. Vi piace? Black è un'azienda che produce liquidi e fa dei liquidi. Reload Vape che ha diverse marche. Vedete? Poi abbiamo questo Vapeflix che non conosco. Ah, poi abbiamo Angolo della Guancia, che non c'è ancora nessuno. Lui ha disegnato un atomizzatore e mi rompe le palle da un anno e mezzo. Quanto tempo è che sei dietro a fare questa cosa? Da quanto tempo lo stai facendo? Questo è dall'inizio di quest'anno che abbiamo iniziato a lavorarci. Così poco? Sì. Grande è questo comunque. Adesso gira anche. Pensa che addirittura gira. Come sempre Angolo della Guancia mi piace molto, lo sapete. Mi sono già perso. Poi abbiamo 19 Vape che non conosco, però ci sono anche loro. Ciao! Buongiorno! Poi abbiamo anche i signori di Angry Fox, meno male che c'è qualche modder ancora in Italia che fa le cose. Meno male, perché di solito ultimamente latitano un po'. Poi vediamo se c'è qualcosa che mi interessa, perché ci sono anche un sacco di usa e getta che onestamente non me ne frega niente. Ah, poi c'è SX Mini ci sta dentro anche lui, fa dei prodotti di qualità ma non sono esposti a quest'ora. E poi c'è Innokin a me piace. Tra l'altro, ciao, vi faccio vedere, io ho le cose di Innokin, uso le cose di Innokin. Guardate che bello lo stand, bello grosso, bianco azzurrino. Che cosa avrà portato? Le solite cose, le pod mod. Poi abbiamo Up Ends. Buongiorno. I know your brand. Oh, thank you so much. Ok, I like the yellow theme of your booth. Yeah. Fantastic. Ciao. Legumi Logistic. Ah no, Leyun Logistics. Ma non c'è qualche altro modder? Nuvole di fumo. Qua abbiamo il terzetto. Sponge. Allora abbiamo N quadro, Sponge Box e Tellis Mod. Non avevo notato che c'era un palco. Faranno delle cose sicuramente. E poi abbiamo Azad come sempre presente, penso, da tutti i Vape Italy. Sapete che a me piace molto come brand, sono anche un po' affezionato perché sono cresciuto con i loro prodotti, come molti del resto, quindi sono contento che ci siano. Ciao Azad! Buongiorno Azad! Voi avete dei liquidi che avete presentato proprio adesso? Esatto, abbiamo presentato un nuovo formato 10 più 10. Sì, ce lo chiedevano e noi tentiamo di ascoltare e seguire queste indicazioni. Fra questo nuovo formato ci sono due liquidi che già conosciamo, il Bahamas, che era però in una versione non distillata, in un altro formato, e il Paia, che era addirittura la linea non filtrati, quindi un concentrato di razza. Li abbiamo presentati come distillati 10x10 in più un pan di gelso, che è la novità di questa. Me lo fai vedere? Abbiamo fatto queste grafiche un po' dadaiste, visto che la boccetta è più piccola, volevamo che fosse distinguibile e visibile anche da distante. Il nostro stile usuale sarebbe stato un po' confuso, sì. Ma quello che ci porta è il contenuto e... Beh, che bella, onestamente, a me piace questa grafica, quindi avete fatto bene. Grazie mille! Per la visita, l'opportunità di presentarci. Vai tranquillo, buona continuazione, buona fiera. Ciao. Ma che piacere. Piacere è tutto mio, sono contento di essere venuto qua in cover per svapatori, sarei passato comunque. Vuoi farmi vedere qualcosa che fai? Siamo ancora in fase di allestimento, però diciamo che questa qui è la nuova Stealth. Mettila più vicino all'obiettivo. Questa qui nel 2019 il signor Sasha me l'ha recensita, quella tutta in legno. Sì. Questa qui è l'evoluzione in stampa, quindi c'è l'anello che sale e scende in base all'atomizzatore.
c'è la possibilità di smontare il tubo e mettere il 18350, quindi praticamente diventa così. Sì. Click fet, quindi 5 click accendi, 5 click spegni, con tutte le protezioni, corto, atom, eccetera eccetera. E poi diciamo che ho le mie box artigianali che faccio con le mie manine. Faccene vedere una di un bel colore. Allora, quella lì viola è bella. Viola in Yuma Dragon. Queste montano il nucleo compact 60 watt di Omega Vapor. È un circuito nuovo totalmente italiano. Lo so, Omega Vapor l'ho conosciuto. Esatto, di Marco. E la cosa bella è che è gestita da un solo pulsante, quindi in modo di Igotest, tre clic entri nel menu e poi avanzi, no? Certo. Modi dico adesso, né più né meno. Grazie mille per la tua grazie disponibilità. Continuo col mio giro. Grazie. Ciao ciao. Ciao Sasha, ciao a tutti. Ciao. Meno male che ci sono dei modder ancora che producono cose in Italia interessanti. Boxer Mod ne fa parte. Beh, poi non poteva mancare il signore elegante qua nel suo stand tutto nero. Buongiorno, buongiorno. Con una voce favolosa. Poi stamattina dovrei parlare tutta mattina così, perché ho perso un'ottava. Ho perso un'ottava durante la giornata di ieri. Qual è la box che presenti? Allora, c'è qualcosa che presenti? Oh, presento due box. Una è mia 50, che è questa qua. Inquadriamola bene. È dimensionalmente uguale a mia 60, ma all'interno c'è il circuito di Ambition Mode da 50 watt, quindi avrà un pezzo molto contenuto rispetto a mia 60 normale. E in più ho presentato Astra, che le puoi vedere qua se si riesci. Sì. Con il riflesso. C'è un po' di riflesso, forse. È meglio che me la fai vedere qua. Questa è la versione, diciamo, più piccola e ristretta. Mentre qua sulla vetrina che vedi, le vedi con le varie configurazioni a seconda delle cover. È sempre la stessa box, ma con, per esempio, così è per gli Atom da 18 chiusa, cool, così per i 23. Queste qui invece sono le versioni street. Grazie Federico. Grazie Sasha. Grazie Federico, detto APM Mods, ma c'era scritto dietro, ok. Io continuo col mio giro, buona fiera. Ciao Sasha. Ciao ciao. E poi vediamo se c'è qualcos'altro che mi interessa, che mi piace. Caffello Vapo Italy. Allora, loro ci sono da un po' di tempo e qualcuno mi ha detto che producono dei liquidi buoni. È vero, eh? È vero, assolutamente. Ci sono molti cinesi. E poi abbiamo un Farmacondo, che è dove compro io sempre le basi, ma fanno anche i liquidi. Loro ci stanno dentro, mi stanno molto simpatici. Poi qua abbiamo in realtà dei liquidi che so che sono molto buoni, ma li ho provati così, non li ho mai avuti a casa. Sono quelli di Omerta e-Liquids. Credo a questo punto di avervi fatto vedere tutto quello che secondo me poteva avere un qualcosa di interessante. Vediamo se c'è qualcos'altro. Ah sì, no. In realtà c'è una cosa interessante. Lui mi sta simpaticissimo, è una persona veramente simpatica. E quindi vi faccio vedere il suo stand. Il signor Cesati è simpatico, molto simpatico, e lo trovo sempre un po' originale. Ciao, ed è il signor Vapers Mood. Guardate che bello lo stand con tutti i cosi colorati. È bello, sì. E ha sempre dei prodottini, quelli seri, eh. Vi faccio vedere. Tra l'altro mi ha detto il signor Antonio che hanno fatto anche un liquido, questo qua, in collaborazione con G-Spot, Milkshake Cucuse. Bella sta cosa. Ciao, posso disturbarvi? Prego, benvenuto, prego. Benvenuto e ciao. Ciao, volevo innanzitutto dire che mi piace buongiorno. Sempre... Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Buongiorno. Mi piace sempre come allestite lo stand, perché avete una certa originalità di fondo. A sto giro tutte le striscette sopra sono favolose, perché vanno molto in contrasto con l'all black, che è bello sì, però forse troppo facile. E soprattutto anche le vostre, la vostra tenuta aziendale. Questa le ho fatte io con la canteccina. Bravo! Presentate il TP. Bravo, cazzo, che l'ha pronunciato bene, tipi. Perché come si deve... No, tipi. Perché vedendo la E molto italianizzato è te. E invece è tipi. Le E si leggono I. Sì, lo so. No, la gente l'unico, non... Bravo, sei l'unico che l'ha pronunciato bene. Ah, perché vengo qua e dicono, mi tepe. Fai vedere il tepè? Il tepè, sì. Benvenuti in Italia. Benvenuti in Italia, ma veramente che brutte notizie che mi date. Che la gente chiama... Che poi magari non sanno cos'è. Che poi è la tenda. Certo, la classica tenda degli indiani, no, sì. Anzi. Però le striscettine c'è un perché, guarda, posso fartelo vedere? No, c'è proprio un perché. Essendo romagnolo, adottato, perché sono milanese, ma sono 30 anni che sono in Romagna, abbiamo dedicato un inizio alla Romagna, no? Ai emiliani romagnoli. E per questo le bandierine sono volute per effettivamente per una tipologia di danza. Ecco. Questo è, ecco, le nostre, queste strisce di colore. E quindi rientra nel mood indian, anzi nativo americano, che è la cosa giusta, perché loro sono i natives, non si chiamano mica indiani. Grazie, è sempre un piacere parlare con te. Grazie a te, gentilissimo. Io vi auguro una buona fiera e una buona continuazione. Ciao Antonio! Mi sono permesso di tenere questo. È come minimo. Bibbo Pods, mi fa ridere tantissimo Bibbo Pods. Allora mannaggia, adesso devo urlare perché c'è casino e vado in giro con una telecamera e urlo perché c'è casino. E adesso, non contento, vi porto dove c'è ancora più casino, perché dobbiamo fare casino, ok? Questo è il Vape Italy, è quasi finito il Vape Italy e c'è ancora voglia di fare casino, c'è ancora voglia di vedere dei cinesi, perché è pieno di cinesi. Guardate la gente come si ammassa, perché lanciano delle cose. Avevamo detto guarda quanta gente che c'è qua dal nostro amico Isaac, eh? Lui sì che fa le coil bene, raga. Andate da lui per forza. Volevo risalutare gli amici di Cover per Svappatori, che prima sono passato ma c'era solo il nostro amico di Boxer Mod. Ciao amici di Cover per Svappatori. Ciao amici. Ciao, sono amici. Piegatissimo, adesso ritorno in posizione supina. Ecco fatto, quasi quasi volevo fare una cosa buffa, molto buffa. Allora vado in uno stand qualsiasi che non conosco con persone X e provo un liquido, perché io non ho ancora provato un liquido al di fuori dello stand di The Vaping Gentleman Club, perché così non me ne fregava niente. Però adesso quasi quasi vado da qualcuno a caso e provo un liquido a caso, sarebbe qualcuno che non mi conosce, perché il bello è questo, no? Vai da uno di quelli che li vedi che li ha messi lì ma non sanno niente. E però da chi posso andare? Fammi vedere qualcuno che proprio non sa minimamente chi io sia. Un bella... Ciao Geek Vape! Ciao! Yeah. Loro sono simpatici. Cyber Flavor non vale, Black non vale. Andiamo da ce l'ho. No, non ce l'ho. Loro. Allora ho scelto French Break Free Vape Gods Goods. Ok? Allora, volevo provare un liquido. Mi fa ridere questa cosa tantissimo. Quello che ti piace di più. Quello che vuoi. Quello, ce l'ho, quella è sul mio frigo. Guarda, sì, i tabaccosi mi piacciono un sacco. Posso avere anche...
come si chiama questo liquido? Si chiama French's Reserve. French's Reserve. Va benissimo, va benissimo. Anche se si chiamasse Carmelo, sarebbe andato bene uguale. Faccelo vedere. Oh, che bello. Grazie, gentilissimo. Adesso provo il French's Reserve. Effettivamente ho fatto bene. Si sente il butterscotch, è vero, dolcino, beh forse un po' troppo per i miei gusti, ma fa niente. Tabacco sintetico, certamente. Quello lì tipo l'alfa, non mi dispiace affatto. Allora, voi non lo sapete, questo è il primo e l'unico liquido che proverò in fiera. E volevo... No, non si può, è l'unico. Già, siete esclusivi, nel senso io non ho provato nessun liquido e non mi sono neanche filmato mentre provavo nessun liquido. E la coincidenza vuole che l'ho provato su questo che ce l'ho a casa sul frigo. Dello stesso colore, eh? Cioè, non è che... perché mi piace questo colore, l'ho tenuto. E non vi dico delle bugie, guarda, aspetta, cos'è che ho qua? Cosa mi hanno messo in tasca? Ah, ecco, vedete? Io vi ringrazio molto per aver fatto parte del mio video vlog del Vape Italy. Vi ho scelti a caso e ho scelto qualcuno che non mi conosceva. Voi non sapete chi sono, vero? Bene, allora niente, non vi metto nel video. Non vale. Ciao, voltaggio. Io mi chiamo Sasha, uno qualsiasi. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Piacere. Ti seguo dai video su YouTube. Sempre, una volta che ti trovo di persona, ti devo venire a dire grazie dei contenuti che fai. Che bello. Perché i video sono bellissimi, sono spiegati da Dio. Aiuti a scegliere, aiuti a capire i tabacchi, gli atomizzatori, tutto quello che dovete comprare, che vi interessa, che siete curiosi di sapere. Come voi dice lui, ma dove trovate? Sasha, viva Sasha! Sei più bravo di me, non vale, non ti posso mettere, sei una concorrenza. Grazie, non mi permetterei mai. Grazie mille, grazie. Sei un grande, grazie. Ti inserisco sicuramente nel mio vlog. Ciao, buona serata. Bene, a questo punto io direi che la chiudo qua, quindi grazie a voi. Mi sono divertito, in realtà io domani sto ancora qua, mi è piaciuto, ho sentito che c'è una rinascita rispetto all'anno scorso sicuramente, è stato divertente, le persone sono simpatiche e come sempre mi raccomando, lontanissimi dai chiodi di barra, ci vediamo al prossimo Vape Italy, anzi magari a qualche cos'altro. Ciao!